l'idea di scrivere saggi attraverso la televisione era probabilmente nata da un bisogno di comunicare le scoperte che avevo fatto nella seconda metà degli anni 70 a partire da Gramsci, a partire dai quaderni del carcere. Volevo che non rimanessero le scoperte in un ambito specialistico, volevo portare a conoscenza di tanti, e questa è stata una delle ragioni del mio primo rapporto con la televisione. Ecco, anche realizzando, montando i quaderni di Gramsci, a un certo punto mi sono reso conto che c'era qualcosa in me che andava al di là del giornalista, del saggista, e che riguardava l'arte audiovisiva. Ed esattamente quando, montando dei brani di repertorio che si riferivano alla Belle Époque, ho deciso di non sostenerli su una musica vivace, allegra, che era quella loro propria. Ricordo c'erano delle ballerine che danzavano in maniera allegra e scatenata, ma di montarle su una musica triste, su un tango, proprio perché volevo indicare attraverso il rapporto immagini-musica che la Belle Époque era l'anticipazione della fine e era già arte della crisi.